Fire Podcast numero 62, 120 giorni in cenacolo continuano. Oggi Giacomo 5:16, la preghiera del giusto ha molta efficacia. Oggi voglio parlarvi dell'importanza di impegnarsi nell'intercessione profetica della nostra vita cristiana. L'intercessione profetica non è solo pregare per gli altri, ma è pregare secondo la volontà di Dio per portare avanti il suo piano nella vita di coloro che ci circondano. La preghiera è uno strumento potente che Dio ha dato a noi cristiani per comunicare con Lui, per far sì che la sua volontà sia compiuta sulla terra come in cielo. Ma quando preghiamo per gli altri, la preghiera diventa ancora più potente e ci permette di avere un impatto anche sulla vita di chi ci circonda. Certo, il Signore ci lascia liberi, ma quando intercediamo per gli altri dobbiamo avere fede, con la certezza che la nostra preghiera sarà ascoltata da Dio. Dobbiamo pregare con l'obiettivo di portare la sua volontà nella nostra vita e anche nella vita degli altri, non per cercare di cambiare le cose soltanto, ma per fare la sua volontà. Allora la domanda è: come fare una intercessione profetica? Dobbiamo essere in sintonia con lo Spirito Santo e chiedere la sua guida nella preghiera. Tanti non ci riescono perché non hanno mai esercitato il discernimento degli spiriti. Allora preghiamo, chiediamolo nella fede, secondo la sua volontà noi chiederemo quello che è più giusto. In secondo luogo, preghiamo con perseveranza. L'intercessione profetica non è qualcosa che si può fare una volta sola così e poi si dimentica. Dobbiamo pregare per gli altri costantemente finché non vediamo la sua volontà compiuta nella loro vita. Infine dobbiamo pregare con cuore umile e contrito, lasciando che lo Spirito Santo ci guidi e ci mostri che cosa è bene chiedere. Ecco, l'orgoglio, la presunzione, l'arroganza, certamente questa non hanno compatibilità con l'intercessione profetica. È il cuore umile che è nell'intercessione profetica, per cui pregare con fede, perseveranza, umiltà fa della nostra preghiera per gli altri una preghiera che diventa intercessione profetica. Questo è il messaggio di oggi. Vi do appuntamento ancora, se non l'avete fatto, per iscrivervi ai diversi eventi a venire sul sito emmaus.com.